Buongiorno. Ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Come andiamo oggi? Ciao. Spero stiate tutti bene. Ciao. Ok, allora fatemi, devo togliere questo. Ok, allora cosa facciamo oggi? Ho visto, proviamo questa domanda. Oggi facciamo, allora come al solito mi piace impostare la lezione completamente a corpo libero. Cioè senza usare piccoli attrezzi, perché magari c'è chi ha una mini palestra a casa e c'è chi non ha niente, neanche un elastico, un cerchio, quindi preferisco fare tutto completamente a corpo libero. Quindi così faremo oggi e lavoreremo un po' tutto oggi. Ho incorporato un po' di lavoro anche per la parte alta le braccia, un po' di tricipiti qua, apertura, spalle, apertura del petto, e poi iniziamo con una prima parte un po' tosta, glutei e bicipiti femorali, e poi andremo un po' come il solito a portare la nostra attenzione sul core, gli addominali, per una seconda parte un po' più mirata a questo lavoro qua. E niente, una parte importante sugli addominali oggi, ecco. Quindi iniziamo, che ora sono 15:02, direi che possiamo iniziare. Ok, allora iniziamo. Posizione seduta, incrociamo le gambe, mettiamoci in una posizione comoda. Se quella non fosse una posizione comoda, magari da un po' noia le ginocchia, possiamo questa prima parte anche sedersi con le gambe tese, se questo non è il massimo per le ginocchia. Ci sediamo, schiena retta, facciamo prima qualche respiro, inspiro profondo dal naso, espiro dalla bocca e vado in profondo. Vi ricordate qualche settimana scorsa, credo, abbiamo fatto un po' questo lavoro qua, cercare di portare la nostra attenzione sulla respirazione. Ogni volta che inspiro, espando la cassa toracica lateralmente, la sento che si espande. Quando espiro, chiudo, porto, mando l'ombelico dentro verso la colonna vertebrale. Facciamo semplicemente due respiri così. In profondo, risucchio, ancora uno. Ed espiro, qualche giro delle spalle, sciogliamo un po' di tensione dalla parte alta, spalle cervicale, poi nell'altro senso, 5, 4, 3, 2, 1, bene, facciamo qualche cerchio anche con le braccia, inspiro, porto le braccia su, espiro, apro, vado 2, 3, ultimo 4, cambiamo senso, in su, ritorno, completo il cerchio, 2, 3 e 4, ottimo, bene, mano destra, giù, allungo verso l'alto prima, cresco, poi vado a flettermi verso destra. O vado ad allontanare la mano, oppure se me la sento appoggio il gomito giù. La cosa però è di lasciare giù questa spalla, di lasciare il collo lungo. Quindi vado qua lungo, tutto il fianco sinistro, poi ritorno su. Stessa cosa dall'altra parte, inspiro. Cresco, espiro, allungo, 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 allungo. Perfetto, lo facciamo cambiando
semplicemente l'incrocio delle gambe. Iniziamo da sinistra, giù la mano sinistra, su, allungo, e dall'altra parte su, e allungo. Perfetto. Bene, sempre da questa posizione, basculo leggermente indietro, vado ad arrotondare la schiena, quindi arrotondo qua, espirando, butto fuori l'aria, inspiro, mi raddrizzo e apro un pochino il petto, guardo verso l'alto e vado ancora, tondissima la schiena e su, apro, ancora uno, ultimo. Perfetto. Adesso allunghiamo le gambe, divarichiamo le gambe alla larghezza delle spalle e facciamo un flex punta, mobilizziamo un po' le caviglie, quindi piedi a martello e punto 10, 9, schiena retta, addome attivo, cassa toracica chiusa, 5, 4, 3, per 2 e 1. Bene, inspiro, porto sulle braccia, mi allungo, espirando, vengo avanti, cerco di traiarmi sopra le cosce, se posso afferro i piedi, altrimenti mani qua giù di fianco alle gambe, e allungo, 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 rilascio la testa, poi srotolo sulla schiena, una vertebra alla volta. Ancora due volte, inspiro, su, espiro, allungo, 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 lentamente torno su, ultimo, inspiro, espiro, giù le spalle e ritorno. Bene, pieghiamo le ginocchia, andiamo a sdraiarci. Portiamo le ginocchia al petto, 1, 2, facciamo un pochino di circonduzioni delle anche, talloni che rimangono uniti, e qua apro le ginocchia e chiudo, 2, 3, 4, 5, 6, cambio senso. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bene, piedi giù, risvegliamo un pochino i glutei prima di lavorarle. Vado ad incrociare la caviglia destra davanti al ginocchio, prendo qua dietro, rincavo del ginocchio sinistro, tiro verso di me, apro bene il ginocchio destro, sento qua magari un po' tirare il bicipite femorale, la parte esterna della coscia, rilasso bene la parte alta, poi cambio. Di rilassare pure la zona lombare, di non portare tensione qua, ma anzi tirando il ginocchio qua, le gambe verso di me, sento come questa parte della schiena si apre un pochino e rilascio. Perfetto, ci portiamo su e veniamo in posizione quadrupedia. Facciamo ancora un po' di mobilizzazione della schiena, della colonna vertebrale, mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, premo via il pavimento con le braccia, con le mani, arrotondo, espiro, inspiro dal coccige, allungo, guardo su, e ancora tondissima la schiena, espiro, guardo in giù, inspiro, allungo, apro, ancora due,
apre la schiena, prendiamo appoggio sulle punte e andiamo a trovare la posizione del cane con la testa in giù. Bene. Con le braccia sono attive, quindi le braccia mi spingono via dal materassino, dal pavimento, con il palmo della mano, proprio mi spingo via e indietro. Se sentiamo un po' di tensione, magari ancora qua nella parte posteriore delle cosce, facciamo una piccola pedalata, così per sciogliere un po' di tensione, un tallone su, poi l'altro. Ok, poi ci fermiamo, proviamo a premere tutti e due i talloni giù, 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 sentiamo l'allungo delle gambe insieme all'allungo della schiena. Portiamo sui talloni 5 volte. Inspiro sui talloni, espiro giù e vado 2, 3, 4 e 5. E adesso vengo avanti in plank, quindi abbasso col bacinone anche verso il tappeto, tengo qua per 10 secondi, 9, 5, 4, 3, 2, 1, perfetto. E adesso andiamo a fare un pike, quindi da qua piccoli passi avanti, porto sul sedere, vado a chiudermi con le gambe, vado a chiudermi verso il petto e qua lentamente piccoli passi indietro e ritrovo il plank. E vado qua, espiro, sul coccige verso il soffitto, lo sguardo va verso le ginocchia e lentamente ritorno, ritrovo la schiena a tavola. Ancora 3 volte, su, bene, 2, ancora uno, e tengo il plank con ancora 10 secondi. Tre, due e uno. Ginocchia giù, magari lì. Sistemiamo la nostra posizione, il nostro neutro della schiena, facciamo un altro cat stretch, facciamo un altro. Così tondissima la schiena, allungo di nuovo. Ancora uno. E allungo. Perfetto. Allora, adesso iniziamo. Come vi dicevo prima, partiamo con una bella serie di gambe glutei, ok? Quindi ci mettiamo in questa posizione. Iniziamo adesso prima con gli avambracci giù. Quindi avambraccia giù tutte e due. Ok, cerco di avere bene il sedere sopra le ginocchia, sempre come nella mia posizione così di quadrupedia, di avere le ginocchia sotto le anche. Cerco di non essere in questa posizione oppure troppo avanti. Qua il trucco per non portare tensione nella schiena di tenere, di mantenere una leggera retroversione del bacino per non andare pian pianino a fare questo dalla schiena. Quindi vado, leggera retroversione, continuo a risucchiare l'ombelico dentro e qua iniziamo, gamba destra tesa dietro, teniamo, tiriamo bene la punta del piede, vado su giù con la gamba, 10, 9, cerchiamo di non sfiancare a sinistra, perciò attivo tantissimo la pancia, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mi fermo su, cerco di immobilizzare la coscia, piego qua sul ginocchio, piego ed estendo, quindi il ginocchio non va su giù, tengo l'altezza della gamba, piego ed estendo, esatto, ancora 5, 4, piego 3, 2,
questi due. Vado su, piego, estendo, giù la gamba. Due. Tre. Quattro. Cinque. Addome tenutissimo. Sei. Sette. Otto. Nove. Ultimo, dieci. Perfetto. Piego il ginocchio. Adesso, sempre con il piede puntato, un calcio in alto. Su. Ritorno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. L'ultimo tengo su, rifaccio come prima, esteno la gamba, piego. Due. Tre, altissima la coscia, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, tutte e due insieme, calcio su, distendo la gamba, piego il ginocchio, ritorno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, ultimissimi 10 che facciamo, allunghiamo la gamba e qua andiamo ad incrociarla a sinistra, quindi incrocio, ritorno al centro, 2, incrocio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù. Ah, io lo sento già tantissimo, soprattutto nel bicipite femorale, ok? La parte dietro la coscia. Quindi spero anche voi. Rilassiamo un attimo le spalle. Ok. E abbiamo sentito, secondo me, anche le spalle. Perché questo lavoro qua con gli avambracci giù, comunque le braccia sono attive, altrimenti andiamo a crollare qua le spalle. Quindi qua c'è sempre questa pressione per continuare ad allungare il collo, mantenere le spalle lontane dalle orecchie e mantenere stabilità nella parte alta della schiena, ok? Ottimo, ci tocca fare tutto a sinistra adesso. Quindi andiamo, ritroviamo la nostra posizione, quindi da questa posizione qua scendiamo semplicemente con i gomiti. Ricordate, questa posizione non va bene, piccola retroversione, ok? Cerchiamo di non sfiancare completamente a destra e via sulla gamba sinistra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, su, piego, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, insieme,
su, piego, allungo, giù, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok, pieghiamo ginocchio, ricordate la seconda parte, calcio in alto, uno, due, addome tenutissimo, concentratevi comunque sul core. Cinque, quattro, tre, bene, due, uno, sto su, allungo, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, piego insieme questi due movimenti, su, allungo, piego, giù, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ci siamo quasi, su e incrociamo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, e a rilascio. Ok, sediamoci un attimo sui talloni, sciogliamo un po' tutto, sciogliamo un po' le spalle, magari allunghiamo così le braccia. Ok, secondo, troviamo una via di mezzo tra stare con i gomiti appoggiati e stare così su, perciò andiamo con il gomito sinistro giù e la mano destra che appoggia, siamo in questa posizione. Qua andiamo a fare un lavoro ancora più mirato sulla parte esterna qua, quindi gluteo medio, la parte alta del gluteo e questa parte qua, questi muscoli che ruotano esternamente la gamba, ok? Quindi adesso da questa posizione vado di nuovo un calcio in alto come abbiamo fatto prima, vengo su, extra ruoto qua la gamba, quindi il ginocchio si apre, stendo un calcio e piego, ritorno qua, ok? Quindi qua è normale che le anche, il petto un pochino siano un po' ruotati a destra, visto con questa posizione un gomito giù, una mano giù, ok? Quindi sono leggermente ruotata verso destra, ma non vuol dire che comunque lascio andare, cadere e crollare il bacino completamente a sinistra. Ok, via andiamo. Su, extra ruoto, calcio, piego, ritorno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei, addome tenutissimo come sempre, sette, otto, nove, ultimo, dieci,
rilascio, bene. Risettiamo con un attimo le spalle, io mi giro da questa parte. E ripartiamo adesso, gomito destro giù, mano sinistra. Ok, quindi prendo bene appoggio su questo avambraccio che comunque mi spinge via dal pavimento e vado su extra ruoto calcio, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, ultimo, dieci, e giù. Ok, terzo, promesso, e l'ultimo, è l'ultima serie di glutei. E come vi ho anticipato all'inizio, su questa combiniamo un bel lavoro di glutei, ancora questa parte esterna del gluteo della coscia, con un bel lavoro dalla parte alta, delle braccia e, come vi dicevo, dei tricipiti. Quindi adesso abbiamo fatto giù, uno su uno giù, andiamo adesso, finiamo con le mani che appoggiano, ok? E da qua vado a fare un, con il ginocchio piegato, un'apertura così laterale della gamba. Quando ritorno, stendo la gamba indietro e faccio questo push up, ok? Allora vengo un pochino indietro. In questo push up provo a mandare i gomiti indietro, non si aprono all'esterno, ma stanno vicinissimi al corpo, ok? Così per lavorare il tricipite al massimo, ok? Quindi andiamo, vado, apro, chiudo, allungo, uno, due, per tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, ultimo, dieci. Ok, rilasciamo un attimo, piaciuto questo? Soprattutto le braccia, un po' le spalle. Finiamo quest'ultima serie con la gamba sinistra, poi facciamo un allunghino delle spalle dei tricipiti. Ok, dopo ci sdraiamo, non sarà meno difficile, però almeno saremo sdraiati. Quindi ci rimettiamo nella nostra posizione, attivo già la pancia prima di fare qualsiasi movimento, attivo qua, quindi vuol dire che l'ombelico rientra un pochino, va dentro verso la colonna vertebrale e vado, apro, stendo dietro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, ultimo, dieci. Perfetto. Buonissimo. Mi giro un attimo verso di voi, facciamo qualche circonduzione delle spalle, ok, e poi andiamo a portare la mano destra dietro la schiena e qua rilassando bene giù le spalle, non siamo così,
Lascio cadere giù le spalle con questa mano. Porto un po' di tensione per ancora di più portare giù la spalla destra e allungare questa parte qua che abbiamo appena lavorato. Perfetto, rilascio. E l'altra. Qua su. E rilascio. Ok. Perfetto. Adesso, addominali, la nostra seconda metà, lavoreremo prima in una posizione sdraiata, poi andremo a lavorare anche in posizione seduta, così per cambiare un pochino, vedere quando cambiamo posizione cosa cambia nel nostro modo di attivare gli addominali profondi. Quindi per adesso ci sdraiamo qua, ok? Troviamo la nostra posizione neutra della schiena e questo primo esercizio che vorrei fare oggi, non so se fate anche, qualcuno di voi ha già fatto sicuramente, anche Pilates Reformer con le macchine. Questa è una serie che si fa con le cinghie, di solito con le cinghie ai piedi, è tutto un lavoro così di gamba, ma che in realtà è un lavoro del core. E noi oggi, ovviamente, facendolo senza l'aiuto, tra virgolette, della macchina delle cinghie, lavoreremo ancora di più, ok? Quindi, ecco, ci sdraiamo, portiamo le gambe a tavolino. Una, due, facciamo un piccolo, breve check-in nel nostro corpo, iniziamo testa, collo libero, morbido, niente tensione nella cervicale, le spalle sono giù lontane dalle orecchie, la cassa toracica non si sta aprendo così, altrimenti vado ad innarcare la schiena, quindi la chiudo un pochino, cerco questa connessione coste, osso iliaco, ombelico dentro, questa cintura, questo corsetto, come vi piace di più chiamarlo, sentirlo, stretto, ok? Quindi tutto attivato, le ginocchia sopra, neanche, e rilascio le braccia. Palme in giù, palme in su, come preferite. E poi iniziamo con le gambe unite, quindi sia caviglie che ginocchia, vado ad allungare le gambe avanti, quindi stendo e piego il ritorno, senza abbassare le gambe, stendo in questa diagonale alta. Quindi vado allungo, addome attivissimo, e piego il ritorno, semplice. Vado. Due. 3, 4, 5, cerco di sentire se sento che vado ad inarcare la schiena, allora cerco di andare in imprint, se non riesco a mantenere il neutro in questa posizione. 3, per 2, e 1, piego di nuovo, adesso aggiungiamo qualcosa, un po' più di coreografia, diciamo, allungo, porto sulle gambe sopra il bacino e piego il ritorno a tavolino, sempre gambe unite, vado, allungo, su e piego, 3, 4, tirate bene, bene le punte dei piedi, 5, 6, 8, 9, 10, perfetto, al contrario, facciamo il reverse di questo movimento, allungo prima sul soffitto, scendo un pochino con le gambe, piego, ritorno a tavolino e vado, 2, state attenti a non portare tensione nella parte alta, pian pianino di andare a caricare le spalle, a portare tensione alla cervicale, ci concentriamo solo qua nel core, ancora per 5, 4,
perfetto. Un attimo, abbracciamo le ginocchia al petto, così. Rilassiamo un po' la bassa schiena, la lombare si rilassa, si apre un pochino, rilassiamo anche un pochino le anche. E il secondo, facciamo esattamente la stessa cosa con le gambe leggermente extraruotate, il che ci farà lavorare un po' di più la parte interna delle gambe e quindi l'interno coscia. Quindi qua, tornando alla nostra posizione di partenza, semplicemente separo le ginocchia e i talloni rimangono uniti e lasciamo anche qua i piedi puntati, ok? Quindi sempre il mio piccolo check-in, le spalle giù e vado prima, distendo le gambe e piego. Uno, i talloni rimangono sempre uniti. Due, addome tenutissimo, soprattutto quando stendo le gambe. Tre, quattro, cinque, sei, premo bene una coscia contro l'altra quando stendo le gambe. Otto, nove e dieci. Adesso stendo le gambe, porto su e piego. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, l'ultimissimo, allunghiamo prima in alto, giù le gambe, piego, due, tre, continuiamo a respirare, a non trattenere il respiro, quattro, allungo a basso espiro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok, di nuovo abbraccio le ginocchia al petto, dondoliamo, massaggino della schiena. Facciamo anche un allungo qua, allunghiamo tutte e due le gambe giù, le braccia su, ci allunghiamo, stiriamo. Rilascio tutto e piego le ginocchia. Bene, secondo, portiamo le mani dietro la testa, facciamo una piccola variante del crisscross, lo facciamo in un modo diverso oggi. Allora, vado qua, espirando, vengo su, ruoto verso il ginocchio, inspirando, allungo abbasso la gamba, abbasso il busto, inspiro, espiro, ritorno, poi mi riappoggio. Quindi si fa questo qua in tre tempi. Vado su, ruoto, allungo, inspiro, espiro, ruoto di nuovo e mi riposo giù. Ok? Allora andiamo, inspiro, preparo e via. S, allungo in, crunch S e ritorno giù. 2, 3, 4. Cinque, sei, sette, otto,
9. Ultimo. 10. E giù, rilascio un attimo anche le braccia, rilascio un po' la testa, il collo. Ok. Ultimo esercizio, in questa posizione sdraiata, poi ci sediamo, facciamo un lavoro diverso. Andiamo adesso ad allungare le gambe in alto, tutte e due al soffitto, e riportiamo le mani dietro la testa, ok? Quindi abbiamo le gambe tese, inspiro, preparo, espiro, vengo su, abbasso una gamba, ritorno, l'altra, ritorno, tutte e due, ritorno. Una cosa sola, quando portiamo giù tutte e due le gambe, ovviamente abbiamo molto più carico sugli addominali, il che vuol dire anche sulla schiena, perché se non tengo gli addominali porto tutta la tensione nella zona lombare. Perciò scelgo io quanto scendo con le gambe, ok? Non è interessante per niente andare fin giù, però avere la schiena che fa così e il bacino che balla. Quindi meglio sentire quando sono qua. Porto giù le gambe, magari qua mi dico, ah, se vado un po' più giù sento che andrò a perdere la mia connessione addominale, ad inarcare la schiena, perciò ritorno su, ok? Questo veramente, provate a sentire questo qua, non andare oltre il punto, questo punto qua che poi vi porta tensione nella schiena. Quindi, inspiro, preparo, espiro, vengo su e andiamo. 1, 2, tutte e due, bene, ancora, 1, 2, assieme, 1, 2, lo facciamo ancora due volte. Ultima, 1, 2, e rilascio, abbraccio le ginocchia al petto, fino a rilascio un pochino la testa e il collo, quindi vado a guardare a destra, a sinistra. Ok, e mi porto su a sedere. Ottimo! Come va? Spero tutto bene. Continuiamo. Posizione seduta. Andiamo a fare solo 5 half roll back, solo per mobilizzare un pochino la schiena, ok? Quindi, questo ci servirà come di preparazione per l'esercizio che viene dopo, capirete perché. Dobbiamo portare un po' di movimento, articolazione qua nella colonna vertebrale. Quindi qua ci sediamo, posizione retta della schiena, sento bene gli ischi, le gambe non troppo distanti, non troppo vicine ai glutei, allungo le braccia avanti, inizio il movimento con una retroversione del bacino, quindi vado tondissima la schiena, inspiro, scendo fin qua, più o meno metà strada, espiro, mi riporto su. Andiamo, 5, 4, 3, 2, quest'ultimo ci fermiamo qua, mando l'obliquo dentro verso la colonna vertebrale. Piccoli rimbalzi dall'addome, le spalle sono rilassate. 10, 9, continua a respirare. 8, 7, 6, 5, 4, 3, per 2, 1, mi riporto su. Ottimo, perché questo?
sarà la nostra preparazione, perché adesso andiamo a fare il rolling like a ball. Ve lo faccio vedere, magari, probabilmente lo conoscete se siete abituati a fare mat work, è un esercizio classico. Questa volta vado a sbilanciarmi un pochino indietro sul coccige, ok? Quindi vado un pochino indietro, vedete la mia schiena non è dritta, piatta, si forma una piccola curva, soprattutto quando è una parte lombare. Porto una gamba su, l'altra, porto le mani qua vicino alle caviglie e adesso inspiro, vado indietro senza appoggiare la testa, più o meno vado ad appoggiare fino alle scapole, ma le spalle, la testa e il collo rimangono su, quindi vado, inspiro indietro, espiro, mi riporto su senza, se possibile, riappoggiare giù i piedi, ok? Utilizzate bene questo respiro, l'inspiro per andare indietro e soprattutto l'espiro che ci aiuta, che ci dà la spinta per risalire. Questo è molto importante, non trattenere la respirazione, sarà ancora più difficile tornare in posizione seduta, ok? Quindi vado, mi sbilancio un pochino indietro, una, due e via, inspiro, espiro e vado, due, tre, quattro, cinque, sei, facciamone ancora due, sette, ultimo, ok, ritorno qua, porto i piedi un po' più in alto, in modo di avere le gambe a tavolino, attivo tantissimo, tantissimo la pancia, adesso sentite super stretto il corsetto, la cintura, torno alla vita, mani qua, piccole forbici, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, qua rilascio un pochino pochino, comunque tengo i piedi su, espiro, torniamo in posizione, facciamo la stessa cosa con le braccia su in alto adesso, quindi questa forbice delle braccia, con le braccia tese in alto, è un po' più difficile. Vengo qua e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Risucchio gli addominali. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e qua rilascio un attimo, andiamo ad allungare qua le gambe, scrocchia tutto e mi rilascio un attimo avanti, rilascio bene la testa, pesantissima giù, faccio due o tre respiri, sciolgo anche le spalle e mi riporto su, perfetto. Ultimo che facciamo in questa posizione, andiamo a fare questa volta una preparazione, la preparazione del teaser, ok? Che andremo a provare alla fine della sequenza, cercheremo di mantenere la posizione teaser. In un primo tempo, ritorno in questa posizione qua di prima, ok? E vado a ferro qua le caviglie, vedete le ginocchia sono un po' extra ruotate questa volta e vado, allungo una gamba, piego, allungo l'altra, piego, vado, due, tre, lunghissima la schiena, quattro e cinque. Prossimi 5, vado 1, piego, 2, piego tutte e due e piego e vado 2,
ultimo. Adesso teniamo questa posizione. Tengo tantissimo l'addome, giù le spalle, il petto aperto. Stacco le mani, unisco le gambe sulle braccia. Risucchio, risucchio, risucchio. Guardo i miei piedi. Tengo ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rilascio. E mi rilascio avanti, cerco di sdraiarmi sopra le cosce. Rilasso tutto, spalle, testa, cervicale. Poi torno su un'altra alla volta. Che ore sono? 10 minuti, ok. Bene, sopravvissuti? Spero di sì. Facciamo un lavoretto adesso per finire. Finiamo come abbiamo iniziato con i glutei, quindi finiamo con ancora un po' di glutei, tanto per fare doppia dose di glutei oggi. Allora, ci sdraiamo, facciamo una serie di punti. Ci sdraiamo giù, troviamo la posizione corretta delle gambe, non siamo con i piedi troppo avanti, non siamo troppo vicini ai glutei, i piedi sono piatti, comunque di variegata larghezza delle anche. Ok, perfetto, lasciamo le braccia alle spalle e vado, espiro sul bacino, inspiro, giù, salgo, 9, 8, 5, 4, 3, 2, salgo 1 e tengo, porto le braccia su, solo le braccia senza aprire la cassa toracica, indietro 1 e ritorno. 2, tengo il ponte altissimo, glutei stretti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Riporto giù le braccia, su la gamba destra, tavolino allungo, piego, 10, 9, teniamo il piede martello, 8, 7, fermo il bacino, 6, 5, 4, 3, 2, piego, riappoggio il piede destro, mi risistemo un pochino in posizione, gamba sinistra su, vi allungo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ritorno giù, di nuovo ritrovo i miei allineamenti, porto su la gamba destra, cerchi piccoli, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio senso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piego, riappoggio
il piede destro allungo sulla gamba sinistra, cerchi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piego, ritorno e mi riappoggio giù. Ottimo, abbracciamo le ginocchia al petto, dondoliamo un pochino. Bene, andiamo ad allungarci. Accavaliamo prima il ginocchio destro sopra l'altro. Afferriamo le caviglie. Tiriamo le gambe verso di noi. Sciolgo leggermente, facciamo questo allungo che abbiamo già fatto all'inizio nel riscaldamento, prendo qua dietro l'incavo del ginocchio e rilascio. Bene, sciolgo tutto, cambio ginocchio sinistro sopra. Leggermente l'incrocio. E ritorno. Perfetto, portiamoci su. Facciamo un ultimo allungo qua in ginocchio. Facciamo un lungo passo avanti. Allunghiamo il flessore dell'anca. Perfetto, cambiamo. Bene, ce l'abbiamo fatta anche oggi. Spero stiate tutti bene, spero vi sia piaciuta la lezione. Vi auguro una bella domenica, spero da voi non piove. E ci vediamo mercoledì alle ore 11. Ciao, buona giornata a tutti.